ballo del relax che ci rende tutti allegri, ci muoviamo all'impazzata ondeggiando fianchi e braccia. Amici di Piaceri e Sapori, quest'oggi ti troviamo a Scilla. Il Graziano Marchio Management ci ha condotto a 22 km a nord di Reggio Calabria, in una località spettacolare, turisticamente famosa in tutto il mondo, che ha da riservarci tantissime sorprese e tantissima storia che andremo a rivisitare tra poco, proprio scendendo nei vicoli di questo meraviglioso comune. Ed iniziamo la nostra passeggiata in quella di Scilla dall'alto, da Piazza San Rocco, dove ad agosto si festeggia in maniera veramente particolare il santo protettore di questo comune. Lo facciamo dall'alto con uno splendido scorcio di mare, con le isole Eolie di fronte a noi, e tra poco scenderemo appunto nei vicoletti e nei meandri di questo comune e scopriremo la sua vocazione essenzialmente marinara, ma non soltanto. Ci troviamo adesso sulla spiaggia di Marina Grande, dietro di noi la rocca col castello del Ruffo di Calabria che divide questa zona da quella altrettanto nota di Chianalea, e qui si nota che la vocazione, una volta legata all'attività della pesca e del mare, sono cambiate e adesso ci si rivolge molto più all'aspetto turistico, che nel periodo estivo fa aumentare il numero degli abitanti, che dalle 5.000 unità dell'inverno veramente decuplicano quasi con una progressione geometrica, confermando questa attitudine e questa tendenza quasi naturale di questo paesaggio. Siamo sugli scogli sotto al promontorio del castello Ruffo di Calabria, e proprio su questi scogli ci viene in mente un po' la mitologia, anche ripensando appunto all'etimologia del nome stesso di Scilla, che appunto in antico greco vuol dire proprio scoglio. Ma chi era Scilla? Scilla era una ninfa, tra parentesi anche una ninfa molto bella. La mitologia narra di questi semidei che discendevano appunto dagli dei stessi, che spesso avevano delle scappatelle, diciamo così, con i mortali, e da cui nascevano questi esseri che partivano come umani e poi durante la loro vita prendevano più l'aspetto di dei, di ninfe o di altro. E Scilla appunto pare vivesse tra queste acque, in questo stretto che allora veniva chiamato addirittura lo stretto di Scilla, mentre invece adesso si suole
dare il nome di stretto di Messina. E proprio in queste acque la sera, come stiamo facendo quasi noi arrampicandoci su questi scogli, veniva a fare il bagno. E venendo a fare il bagno incontrò un giovane altrettanto avvenente, tale Glauco, che all'inizio della sua vita di mortale era un pescatore, ma essendo anch'egli figlio di Poseidone cominciò ad avere delle fattezze un po' diverse, per cui abbiamo quasi una specie di sireno, potremmo dire così, mezzo uomo e mezzo pesce. Glauco si innamora di Scilla, ma non venne corrisposto subito. Allora si rivolse a una maga che noi conosciamo per altre avventure, la maga Circe. Andò a trovarla sulla sua isola chiedendole di creare per lui, di confezionare una pozione che facesse innamorare Scilla del giovane mezzo uomo e mezzo pesce. Ma la maga Circe si invaghì anch'ella del bellissimo Glauco, così che nottetempo venne proprio in queste acque e versò, anziché una pozione d'amore, una pozione incredibilmente malefica che avrebbe dovuto sortire un effetto nefasto su Scilla. E così fu. Infatti la giovane ninfa venne a bagnarsi come sua abitudine e a un certo punto dalle acque affiorarono le teste di cani rabbiosi, incredibili. Lei fece per scappare, ma arrivando proprio su questi scogli si accorse che le teste rabbiose di cani, erano 6 esattamente, spuntavano proprio dal suo corpo. Era stata così trasformata dalla maga Circe in questo orrendo mostro. E così fece un balzo, più o meno come sto facendo adesso io, e si rifugiò per l'eternità all'interno di uno scoglio, in una cavità, in un anfratto, e di qui andò a vivere vicino a Cariddi. E il mito di Scilla e Cariddi, questi due mostri molto particolari e molto temuti dai marinai di allora. Ovviamente questa storia di bellezza e bruttezza che si incontrano un pochino fa il paio con quello che è l'attualità di un paesaggio marino meraviglioso come questo, e cioè la bellezza del paesaggio naturale e la difficoltà dell'uomo di mantenerlo incontaminato così come era ai tempi della mitologia, e di portare la sua bellezza a vincere le brutture che l'uomo stesso, ahi noi, spesso riesce a creare. E ci troviamo adesso al porticciolo di Chianalea. Ovviamente qui ci sono evidenti i segni della marineria, della bella attività di marineria che ovviamente nel tempo si è leggermente ridotta e combatte anch'essa i segni della crisi e i ritmi di questa congiuntura mondiale che non è forse del tutto favorevole. E si nota anche, guardando alle nostre spalle, la grande sete di strutture relative al piccolo diporto, perché questa dal punto di vista marino è un'oasi assolutamente naturale, incomparabile. In nessun posto d'Europa ci sono anfratti, scogli, spiagge, calette e un mare così azzurro come qui. Eppure abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità, e donne infreddolite negli scialli, che aspettano che cosa non si sa, gente di mare che se ne va, dove gli pare. Gente che muore di nostalgia, ma quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via. Gente di mare, quando ci fermiamo sulla riva. Compagnia del signor Giovanni, parlavamo di marineria, guardavamo questo scorcio del porticciolo che è molto bello. Lei cosa sta facendo adesso? Io sto preparando la barca, gli sto dando il colore alla barca. Dando il colore, quindi questa è una cosa che lei fa adesso in questo periodo, che siamo proprio a ridosso dell'estate, o una cosa che abitualmente? Quello che si fa periodicamente, in particolar modo durante l'estate oppure l'autunno. Ma di queste barche se ne vedono sempre meno o no? No, di queste barche di legno sono barche adatte per la pesca, diciamo, no?
Attualmente si sta usando la resina, però non è adatta per la barca per la pesca, è più adatta per la barca da diporto. Che tipo di pescato andate a cercare? Io per della verità non sono un pescatore professionista, sono un dilettante. E si pesca tutto ciò che è permesso dalla legge. Per esempio? Per esempio si può andare con le lenze. Mi sembra che si può andare con le lenze fino a 200 ami come numero. E poi con le nasse. E mi sembra che queste e qualche altro sistema è consentito dalla legge. Questo per lei che è un dilettante, ma sentendo le voci del porto, i professionisti invece si lamentano, è un periodo brutto per la pesca, va bene, va male, ci sono problemi? I professionisti si lamentano in questo periodo per quanto riguarda la pesca del pesce spada, perché si sta notando da diversi anni che la pesca non è più come una volta. E si verifica che il pesce spada non cammina più in superficie come una volta. E cammina a 10-20 metri sotto il livello del mare. E ancora non è stato possibile scoprire quale sia il motivo. C'è chi pensa che sia un motivo, che il motivo sia il disturbo di un inquinamento acustico, c'è chi dice che è un disturbo di un inquinamento chimico, ancora non si sa per quale motivo. Anzi, approfitto del fatto che qualcuno si interessasse a capire per quale motivo il pesce spada in questo periodo non cammina più in superficie. Questa è una bella domanda che giriamo ovviamente a chi ci sta ascoltando, visto che andiamo sul satellite. Ce ne sono tanti di studiosi che studiano questo tratto di mare che è unico e quindi lanciamo questo messaggio perché ci sono... A nome dei pescatori. Siamo noi che ringraziamo lei. Signor Giovanni, domani mattina a che ora si alza? Presto? Alle 6. Alle 6, mi sa che non ci saremo, noi domani ci dobbiamo preparare per una cosa molto importante, dobbiamo essere in giacca e cravatta perché ci sarà una ricorrenza molto particolare di cui poi le racconteremo. Grazie signor Giovanni. Niente, buon lavoro, grazie a lei. Arrivata la sera e quale migliore atmosfera se non queste luci appena soffuse in questi vicoletti della Chianalea, del borgo di Chianalea, dove le stradine si affacciano direttamente sul mare. Camminando lungo le stradine di Chianalea incontriamo uno dei tanti locali che caratterizzano ulteriormente questa località turistica e andiamo a conoscerlo, vi portiamo proprio giù attraverso queste scalinate per vedere un po' anche di scoprire il ristoratore, lo chef e i segreti di questa cucina. Andiamo! In compagnia di Antonio Polistena, e allora un blé de toit che si è presentato già con una scalinata meravigliosa, con un'atmosfera molto particolare, l'avete saputo creare benissimo riflettendo quella che è l'atmosfera del mare. Quanto è difficile fare il ristoratore qui in Calabria, qui a Scilla e in questo periodo? Beh, io posso dire che i problemi diciamo, per i ristoratori sono abbastanza, diciamo, a partire anche dal fatto che in Calabria insomma, il turismo non è ancora molto all'avanguardia, come possiamo dire, e anche per questo periodo che comincia adesso la stagione, quindi siamo a fine giugno, il tempo quest'anno soprattutto non ha permesso di poter cominciare prima.
e cercheremo ora in questo periodo, sperando che il tempo ci aiuti, insomma, di poter lavorare almeno, speriamo, fino a settembre-ottobre, ecco, così la stagione almeno è cominciata tardi, ma speriamo che prosegua, che continui almeno anche fino ad ottobre. Abbiamo parlato dei problemi, però parliamo anche dei lati positivi, perché sono tantissimi, un lavoro che vi porta sempre a contatto con la gente che arriva da tutto il mondo, perché questo è un luogo, pur nella difficoltà di cui lei parlava prima, famoso in tutto il mondo. Che cosa vi danno questi clienti? Beh, tanta soddisfazione, soprattutto quando vediamo, ecco, che si comincia adesso, da qualche anno a questa parte, cominciamo a vedere molti turisti, soprattutto tedeschi, francesi, americani, insomma c'è un po' un afflusso di tanta gente di fuori, veramente per noi è un grande orgoglio, e poi vederli sorridere quando escono, soprattutto da questo locale, sicuramente anche dagli altri, in questa location sul mare soprattutto, che hanno si vede il sorriso sulle labbra, quindi pensiamo che stiamo dando bene, stiamo dando tanto anche, e cerchiamo sempre di fare sempre del nostro meglio, soprattutto a loro, soprattutto ai turisti che vengono per la prima volta nel nostro paese, vengono a gustare la cucina tipica, tradizionale di Scilla, e insomma sono molto molto soddisfatti, sia loro e anche noi, vedendoli sorridere, insomma, ancora di più veramente. Bene, adesso vediamo se riusciamo a strapparle questa promessa di andare a conoscere lo chef e a scoprire qualche segreto della vostra cucina. Senz'altro, andiamo a conoscere Fabio, il nostro giovanissimo chef che ha soli 22 anni, però posso dire che è un orgoglio veramente, l'orgoglio del nostro ristorante. Andiamoci. Facciamo irruzione in un luogo sacro e conosciamo il buon Fabio, come ci diceva il titolare. Allora Fabio, ci dicevano tanto giovane quanto bravo, come hai fatto a 22 anni a diventare uno chef così bravo, perché abbiamo visto i clienti e i visi dei clienti soddisfatti sotto, com'è il tuo segreto, qual è? Da piccolo ho iniziato a lavorare nel settore dell'ambito della ristorazione, quindi sono arrivato a cucinare, spero di continuare con questo lavoro nella mia vita. Allora, per rispondere anche a tantissimi telespettatori che ci hanno scritto, mandato mail, contattato sulla pagina Facebook di Piaceri e Sapori, qualche piccolo piatto, qualche consiglio a queste donne, a queste mamme che vogliono magari imparare qualche cosina dalla tua sapienza. Cosa stai preparando, per esempio, adesso? Sto preparando degli spaghetti, cozze e vongole. Ingredienti, velocissimo. Allora, ingredienti, cozze, vongole, pepe nero, olio, peperoncino. Ora continuiamo la cottura della pasta, a saltare, un attimo, ancora ci vuole del tempo, perché la pasta è scesa al dente. Che tipo di pasta? Sono degli spaghetti, cozze e vongole. Grano tenero, grano duro? Grano tenero. E qui invece il risotto? Questo è il risotto alla pescatora, che tra poco esce pure, nel momento in cui li chiamano nel tavolo lo mandiamo. E di là? Dietro ci sono degli baccheri con spada, melanzana e pomodorino, che siamo quasi pronti pure per un tavolo da 10 persone. E lì cosa frigge invece? Là ci sono delle frittelline di neonata per l'antipasto, il nostro antipasto con 7 assaggini a base di pesce. Facciamo al momento. Ok, allora noi non vi disturbiamo più, vi ringraziamo perché ci avete fatto entrare in un luogo sacro, assolutamente vietato a tutti, tranne che agli amici di Piaceri e Sapori. Ok, allora girando un po' dalle strade di Canalea, lo dicevamo anche prima, si incontrano un po' turisti da tutto il mondo. Abbiamo qui la signora... Colleen. Colleen. L'accento tradisce un'origine di oltreoceano. Where are you from? Los Angeles. Wow, Los Angeles. How do we now? Why? What? My husband is born and raised in Rome, and his family's in Cosenza, and I researched the southern part of Italy, and it looked bellissimo, so we came here. Insomma, avete visto, il giro è bosso lungo da Roma a Cosenza e il sud dell'Italia in questo giro. What about Canalea? What's your opinion about Canalea? It's like Greece, but very rustic and very unique and untarnished, raw. How do you say? Quaint. Quaint. And romantic? Yes, very romantic. Simpatico. Simpatico. Ah, quindi degli aggettivi bellissimi, quindi proprio rustica, ma nel senso proprio di questa natura, ancora di questa natura e di questo rapporto dell'uomo evidentemente col mare. The man with the sea. We live this point of union between man and the sea. Yes, and the Tyrrhenian Sea has a lot of culture, it has a lot of mythos,
and Hercules, and there's a lot of legend and folklore in this area, and I really like the history. Like the same Scilla, infatti, diceva che ovviamente il Mar Tirreno è un mare ricco di cultura, di mitologia, ne abbiamo parlato anche nel corso della puntata, ma sappiamo anche, you know a little bit of Italian. Io sono a Scilla molto contenta. Molto contenti anche noi. Nice to meet you. Nice to meet you. Ok. Arrivederci. Bene, abbiamo una compagnia del tutto particolare per chiudere questa serata, ma non per chiudere il nostro appuntamento con Scilla, perché adesso andremo un po' a riposarci, anche la nostra Giulia che ha zampettato insieme a noi per le vie di Chenalea e di Scilla. Perché, dicevo, domani ci metteremo un vestito un po' più serioso in occasione del 159esimo anniversario della Polizia di Stato. È stata scelta questa location come luogo deputato alla ricorrenza e quindi domani interviste particolari, un altro aspetto di questa località. Oggi ci siamo interessati dell'aspetto turistico, storico, mitologico. Domani lo conosceremo, dicevo, con un'altra forma, sotto un'altra veste, e altra veste che non farà altro che confermare la poliedricità di questa località incantata. Amici di Piacere e Sapori, restate con noi. Vero Giulia? Il capo. Ti conquista. Immerso in una suggestiva oasi verde, circondato da profumati aranceti, ristorante Le Pleiadi. La sobria eleganza dei suoi locali rende magica ogni tua ricorrenza ed uniche le tue nozze. Ristorante Le Pleiadi, località Giglio Ponte Bianchi, a 5 km dall'uscita autostradale Rosarno, Feroleto della Chiesa, Reggio Calabria. Caffetteria, pasticceria, rosticceria, Bar Winner. Le squisite torte personalizzate, gli ottimi aperitivi della casa, i deliziosi gelati artigianali fanno del Bar Winner un vero campione di bontà. È in via Nazionale 89 a Gallico, Reggio Calabria. Per la tua pubblicità in movimento, Multiservice Eventi, noleggio vele pubblicitarie a forma statica ed itinerante. Contatta il numero 348 0829 948. Tre store e componenti elettronici di Borgese & Company. Antifurti, televisori, automazione, ricambi elettronici, radiotrasmissione, antenne TV SAT. In via Nazionale 111 al numero 205, Gioia Tauro, Reggio Calabria. Concessionaria Melchioni Megastore. Incastonato nell'incantevole Chianalea di Scilla, ristorante Blue de Toi. La magica atmosfera della sua pedana sul mare rende la tua serata unica ed indimenticabile. Blue de Toi, via Grotte 40, Chianalea di Scilla, Reggio Calabria. Concessionaria per la tua pubblicità su Piaceri e Sapori, Multiservice Eventi. Realizza inoltre riprese industriali, produzioni televisive, spot pubblicitari, video presentazioni. Contatta il numero 328 6573 982. Amici di Piacere e Sapore, Graziano Tomarchio Management, benvenuti a Scilla, questa località bellissima, fantasmagorica, che si riveste ogni giorno di colori e di atmosfere, di sapori diversi. Quest'oggi una veste molto particolare, molto istituzionale, oltre che turistica, così come la si conosce normalmente, con la polizia che viene a festeggiare il suo 159esimo anniversario e lo fa veramente in pompa magna, con grandi presenze, con un grande dispiegamento di forze, con degli stand dimostrativi,
motivi attraverso i quali anche i giovani allievi delle scuole che sono qui arrivati oggi a Scilla possono vedere qual è l'attività della polizia e dei suoi vari organi, delle sue varie ramificazioni, ma ci sono anche delle dimostrazioni, sicuramente insomma un afflato con la società, con la popolazione, che è molto molto importante. Fra poco vedremo tutto questo e sentiremo soprattutto dalla viva voce dei protagonisti quello che è l'opera della polizia che c'è già stata e i progetti magari per il futuro. Questo è il dottor Carmelo Casabona, una località molto particolare dove veramente la presenza dello Stato ha modo di esprimersi in tante valenze, a 360 gradi oseremmo dire. Ma guarda, aver scelto il Castello di Scilla, che è uno dei monumenti più belli della Calabria, oltre l'ho fatto perché ritengo che la polizia deve essere sul territorio. E essendo il questore della provincia di Reggio Calabria e non certamente di Reggio Calabria ma di tutta la provincia, ho ritenuto opportuno spostare la festa della polizia in quei luoghi significativi, ma anche per dimostrare che la polizia è di tutti e quindi sta sul territorio. È un segnale anche di vicinanza a Reggio Calabria, a tutta la provincia, alla gente, alla popolazione, e dimostrare che appunto il motto nostro "c'è più sicurezza insieme" e non è solo un motto ma è anche un modo di fare, un modo di agire. Ai giovani delle scuole che oggi in gran numero verranno a condividere con voi questo momento molto particolare, il 159esimo anniversario, cosa vorrebbe dire? Ma devo dire che la loro speranza, la nostra speranza è quella che i giovani possano pigliare in mano le redini di questo paese, ma anche di dare una svolta a quella che è la cultura antimafia, perché da lì parte dalla cultura, parte dalla gioventù, parte dalle azioni e loro sono in grado di poterlo fare. Noi stiamo aiutando questo percorso, lo stiamo tracciando, ma lo stiamo tracciando per loro, affinché possano trovare tutte le condizioni perché un giorno possano dire che la mafia, l'andrangheta, la camorra in Italia non esiste. Della Napoli, allora, tanto c'era da fare, tanto è stato fatto, tanto c'è ancora da fare. Tanto è stato fatto e il resoconto del questore Casabona, al quale va il mio personale ringraziamento congiunto con quello di tutti i cittadini onesti di questa terra, ma quello che ha detto nel resoconto è minima cosa rispetto al lavoro di contrasto al crimine organizzato che effettivamente tutta la Polizia di Stato ha encomiabilmente portato a termine, però rimane ancora purtroppo tanto da fare e per quanto mi riguarda credo che il problema lo si dovrebbe incentrare su una parte del discorso fatto dal questore Casabona, cioè sulla capacità delle varie organizzazioni criminali di inserirsi nelle amministrazioni pubbliche, nelle istituzioni e comunque nell'ambito della società e quindi anche nell'ambito dell'economia legale. Io credo che quella sia la zona che va distinta dalla zona militare delle cosche e che in una terra come la Calabria non può che preoccupare maggiormente, perché è quella che frena sicuramente lo sviluppo, è quella che contribuisce ad innalzare anche il tasso di disoccupazione che nel nostro territorio purtroppo primeggia e anche questo è un dato negativo. Una
giornata molto particolare, delle parole molto significative che abbiamo ascoltato, degli encomi che però sono tutte componenti di una grande opera, di una grande corrente che va a valorizzare questo territorio, e oggi ci troviamo proprio in una delle perle di questo territorio. Sì, il discorso mi è piaciuto molto, è stato molto conciso ma ricco di grandi contenuti, e poi si vedeva che era sentito, era veramente partecipato, che il questore ci credeva profondamente. D'altra parte l'impegno della polizia è stato straordinario in questo periodo, e quindi è normale che questo traspaia dalle parole del suo questore. Io mi congratulo per tutto quello che fanno le forze dell'ordine, naturalmente la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, sono particolarmente attenti, i risultati si sono visti. Bisogna naturalmente, secondo me, avere tenuta, ma non tanto alle forze, da parte delle forze di polizia, che ce l'hanno evidentemente, guarda, da parte del paese, e questo intendo la società civile, forze sindacali, un po' da parte di tutte queste organizzazioni che devono esserci sempre vicine. Luogo importante, storico, è un po' un crocevia anche qui dal punto di vista non soltanto turistico, ma encomi che hanno collegato tutto questo, è un'enfasi molto molto sentita e molto molto vissuta da tutti i partecipanti. Intanto siamo in un gioiello della Calabria, ma direi in un gioiello dell'intero territorio nazionale. Per il resto, per una parte abbiamo consegnato gli encomi, le promozioni. Altre verranno consegnate in una successiva cerimonia, che rappresentano lo sforzo che quotidianamente le forze dell'ordine fanno, spesso in grande silenzio, con grandissimo sacrificio, il tutto per migliorare le condizioni di vita della gente della Calabria, per cercare di assicurare il più possibile la legalità, e attraverso la legalità uno dei presupposti fondamentali per lo sviluppo di questa regione. San Bernardino, ring-a-ding-ding, milkshake mixes, that's my thing now. These guys bought a heap of my stuff. Compagnia del sindaco Pasquale Caratozzolo, insomma un padrone di casa molto soddisfatto e contento oggi per una grande festa. Sì, sono molto soddisfatto, questa è una grande festa e per noi vuol dire anche più sicurezza, come dice il questore, che dice insieme più sicurezza, e noi ne abbiamo bisogno tanto. Sa, subito dopo le elezioni qui ci sono stati degli atti intimidatori che non ci hanno fatto certamente piacere. Noi analizzeremo del perché di questi fatti e mi auguro riusciremo ad eliminarli completamente. Questo è un po' un assaggio in anticipo della stagione estiva che Scilla si presta a vivere alla grande come sempre. Abbiamo diversi problemi seri per affrontare l'estate, noi non abbiamo vigili urbani, qui vede, sono qui solo senza vigili, e abbiamo il problema dei parcheggi, e dobbiamo affrontarle con tanto impegno e serietà. Mi auguro però di riuscire, quindi già da quest'anno, dare a chi viene a Scilla un'impressione diversa di quella che hanno avuto negli anni precedenti. Agricol Verde, presente sul mercato da oltre 30 anni, soddisfa ogni tua esigenza con la vendita e l'assistenza di macchine ed attrezzature agricole delle migliori marche, ricambi originali e consulenza qualificata. E in via Nazionale 102, di fronte al Tribunale, a Melito Porto Salvo, Reggio Calabria. Info 0965 78 39 85.
Foto Video Nuccio, tutto per i tuoi ricordi più belli, matrimoni, battesimi, 18 anni e tanto altro ancora. È in via Nazionale 35 a Santa Caterina, Reggio Calabria. Questo mese per i tuoi 18 anni, photobook digitale più DVD a soli 300 euro ed in omaggio riceverai gli inviti o il cartellone delle firme. Vieni a trovarci. Per la tua pubblicità in movimento, Multiservice Eventi, noleggio vele pubblicitarie a forma statica ed itinerante. Contatta il numero 348 0829 948. La radio, il più immediato mezzo di comunicazione. Al lavoro, in ufficio, in casa, in negozio, mentre studi, mentre viaggi e naturalmente durante il tuo tempo libero ti fa compagnia, ti informa, ti diverte, alimenta la tua fantasia. Ascolta la radio. Radio Touring 104. Concessionaria per la tua pubblicità su Piaceri e Sapori, Multiservice Eventi. Realizza inoltre riprese industriali, produzioni televisive, spot pubblicitari, video presentazioni. Contatta il numero 328 6573 982. Un bel posto per ritrovarsi, un bel posto per festeggiare 159 anni importanti. Sì, 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 è una scelta felice del signor Questore per festeggiare la Polizia dello Stato, per festeggiare questa grande forza presente su tutto il territorio nazionale e presente in maniera particolare in questa terra difficile, una presenza che è molto molto tangibile se guardiamo ai risultati straordinari che si sono ottenuti in questa terra da qualche anno. In prospettiva futura, soprattutto in funzione dei giovani, ne parlavamo prima con gli altri ospiti di questa grande festa, che messaggio particolare si può lanciare? Il messaggio è quello dei giovani di avere fiducia, di credere intanto in loro stessi e poi nelle istituzioni presenti su questo territorio, istituzioni che compatte stanno profondendo il massimo impegno per poter assicurare a questa terra un futuro migliore. We'll make a little business history. Oh, my name's Doc Croc, call me Ray. Like crocodile, but not spelled that way. It's Doggy Dog, Ratty Rat. Un luogo bellissimo, un panorama strepitoso che vuole essere anche forse un panorama dell'intera società in un ambito come questo, istituzionalmente molto pregnante, molto importante. Beh, Scilla, più che bellissimo, io dico che sia incantevole. In effetti in tutti i momenti dell'anno, dall'estate all'inverno, dei colori diversi, in particolare la Costa Viola è rappresentata al meglio, ma qua si ricorda la storia, le tradizioni, il mito e quindi sicuramente c'è una particolare, diciamo, attenzione verso questo comune che rappresenta un po' il fiore all'occhiello della provincia di Reggio Calabria dal punto di vista turistico. È un comune in cui bisogna valorizzare e credo che abbia fatto bene anche oggi la polizia proprio a fare qui la festa in questo castello di Scilla che rappresenta la storia, ma anche da qui che un segnale come partire il riscatto di questa terra, di questa provincia e di quest'area. Competition, send them south. They're gonna drown, put a hose in their mouth. Not pass go, go straight to hell. I smell that immune smell. I'm an angel, I'm a croc, that's croc with a K. Un luogo spettacolare, un periodo molto particolare, assai faticoso, però insomma una festa della polizia che come sempre richiama il territorio, richiama la gente, oltre che le istituzioni. Sì, richiama le istituzioni, richiama anche la bellezza dei luoghi e non si poteva scegliere soluzione migliore per incentivare una realtà come quella di Scilla che merita veramente di essere portata alla ribalta nazionale e perché no internazionale. La sua storia sta qua a testimoniarlo e siamo grati al questore e al ministro che hanno voluto veramente scegliere questa sede come un'opportunità storica anche per noi.
una ricaduta a breve e lungo termine sul territorio, queste feste non hanno una valenza che fino a se stesso ovviamente estrapola qualcosa di più. È una bella vetrina, sta poi agli amministratori, a tutti gli amministratori a vari livelli, fare in modo che veramente si crei quella sinergia per riempire questa bella vetrina di contenuti. È tutto un percorso molto articolato, ma c'è la volontà di farcela e quindi è di buon auspicio. Compagnia del dottore Urso, comandante del quinto reparto volo della polizia di Reggio Calabria. Allora, insomma, una festa della polizia che vi vede comunque protagonisti. Abbiamo visto delle esibizioni splendide, vi vediamo sempre sul territorio, siete comunque sempre presenti. Beh, l'elicottero è sempre qualcosa che attrae molto l'attenzione, è una macchina particolare che dà la possibilità di effettuare i più disparati servizi, da quelli di repressione a quelli di soccorso. E in questa occasione, durante la festa, sono stati premiati 5 dei miei ragazzi con una promozione a merito straordinario proprio per dei soccorsi effettuati a Gioia Tauro a novembre dell'anno scorso. Siamo qui a Scilla, una località rinomata per il turismo, siamo vicini anche alla stagione estiva. Una stagione estiva che vede la vostra mole di lavoro aumentare? Sicuramente sì, il controllo delle coste è anche una delle attività che facciamo insieme ai ragazzi della Polizia Marittima e alla Guardia Costiera. Anche lì, soprattutto in mare, quando si tratta di acqua, un eventuale soccorso dall'alto comporta la riuscita dell'operazione. Della dottoressa Giuseppina Pirrello, comandante della Polizia Stradale di Reggio Calabria, insomma un luogo veramente deputato al turismo che oggi si veste in maniera particolare e serve da amplificatore per quello che voi fate in maniera meno scura e meno evidente rispetto all'aspetto vacanziero appunto di questa località, ma che qui invece viene pubblicizzato e viene portato proprio direttamente al pubblico. Sì, all'insegna della polizia vicina alla gente è stata scelta proprio Scilla, località turistica bellissima. E per esaltare sia i valori nostri, che sono quelli giustamente della sicurezza, dell'attenzione ai cittadini e dell'aiuto proprio ai cittadini, che quelli della località bellissima turistica che può amplificare entrambe le cose sicuramente. Questi stand avete preparato insomma del materiale molto importante che fa vedere quello che è la vostra opera sul territorio, ma serve anche e soprattutto con la presenza delle scuole, dei giovanissimi, a farvi vedere con un aspetto non soltanto coercitivo ma veramente di vicinanza alla popolazione. Certamente, noi in questi stand non solo della Polizia Stradale ma di tutti gli altri spieghiamo la nostra attività e facciamo vedere tutte le nostre tecnologie e soprattutto siamo contenti che ci sono le scolaresche proprio per spiegare che la nostra attività non è un'attività solamente repressiva ma soltanto a volte repressiva ma soprattutto preventiva, in modo da garantire appunto, come dicevo prima, la sicurezza e la tranquillità di tutte le persone. Una festa della polizia che magari fra qualche anno potrà vedere uno di questi allievi con la divisa a effettuare insomma la preziosa opera che voi giornalmente riuscite a svolgere sul territorio. Speriamo perché è importante che i giovani capiscano che è importante fare il nostro lavoro non tanto per avere un posto sicuro quanto per essere veramente una leva trainante nei confronti di tutta la cittadinanza e per avvicinarsi alla legalità e quindi cambiare un po' lo stato delle cose attuali. There's so many different worlds.
una presenza veramente pregnante all'interno della festa. Ringrazio innanzitutto la vostra attenzione e diciamo che innanzitutto la nostra finalità è quella dell'amministrazione, è quella di far conoscere la nostra specialità e di entrare in partnership molte volte con istituzioni che si occupano di comunicazione, ma anche di salvaguardia di alcuni valori che sono i valori della sicurezza, anche la sicurezza telematica, la sicurezza informatica. Per tale motivo abbiamo iniziato un percorso insieme alle scuole anche della provincia di Reggio Calabria e anche di tutta la Calabria. Ci occupiamo per la verità di far conoscere tutti i passaggi fondamentali affinché ci sia una navigazione sicura, così come per mare si va col brevetto nautico, noi vogliamo che allo stesso modo nella parte informatica ci si arrivi attraverso un percorso di sicurezza. Farci conoscere vuol dire far conoscere una particolarità, una specialità della Polizia di Stato che ha tra le sue finalità anche quella di avere una maggiore sicurezza. Noi diciamo è quella di andare come si va per strada col casco, allo stesso modo bisogna avere un brevetto e bisogna dare maggiore attenzione anche da parte dei genitori alla navigazione dei propri cari. Un consiglio rapidissimo per chi appunto ha dei minori che trascorrono molte delle ore della loro giornata proprio navigando in internet, uno veloce fra i tantissimi che potreste sicuramente dare. Guardi, il mondo è cambiato, fino a 10 anni fa si lasciavano i figli affidati precedentemente ai nonni, poi alla televisione e adesso al computer. Il computer ha bisogno senz'altro di un controllo sociale. Questo controllo può essere innanzitutto quello di dotare il computer di una serie di inaccessibilità. Quindi queste automatiche veicolazioni devono essere in parte, secondo me, controllate se non inibite. E poi successivamente anche un controllo, magari a campione, a posteriori, affinché uno possa verificare che i propri cari, i propri ragazzi abbiano una navigazione sicura, una percezione sicura di quello che è un mondo in evoluzione, l'informatica. Immersi e sommersi non soltanto dal bellissimo mare di Scilla, ma da questi splendidi allievi che arrivano qui in provincia di Reggio Calabria, niente poco di meno che da Catanzaro, esatto? Da Catanzaro Lido, sì, siamo il 10° circo della scuola primaria, ci troviamo qui in gita e abbiamo trovato questa splendida manifestazione, siamo contenti di aver assistito a queste performance della nostra Polizia di Stato. Per voi insegnanti, per voi docenti, trasmettere i valori che con feste come questa la Polizia trasmette, che importanza ha e come lo si può fare ai giovani allievi? Beh, sicuramente parlandone in classe sin da piccoli, però è tutta un'altra cosa poterli vedere dal vivo, cioè provare il tricolore bambini, provare queste forti emozioni, perché veramente è splendida una cosa del genere. Bellissimo. Buona continuazione con la festa della Polizia, però adesso ci facciamo fare un regalo da questi bambini. Bambini, siccome questa trasmissione si chiama Piacere e Sapore, adesso io conto fino a 3 e al 3 gridate Piacere e Sapore. Vediamo se siete bravi. 1 verso la telecamera. 1, 2, 3. Ciao! Ciao! Grazie! Amici di Piaceri e Sapori, la Graziano Tomarchio Management ci ha fatto vivere una giornata del tutto particolare, lo abbiamo fatto in una località unica del territorio, qui a Scilla, l'abbiamo fatto in una giornata molto particolare nel 159° anniversario della Polizia di Stato, che ha voluto festeggiare proprio in questo luogo in maniera veramente bellissima, con tantissimi personaggi, tantissimi ospiti, tantissimi giovani e quindi una sinergia fra Stato, istituzioni ed anche ovviamente la popolazione e civile, che è sicuramente un buon viatico per un futuro che aspetta Scilla. Fra pochi giorni inizierà la stagione estiva, anzi siamo praticamente oramai immediatamente alla vigilia, noi ci saremo ancora con le nostre telecamere, il buon Flavio vi ha fatto conoscere dei meandri e dei posti e degli scorci della località veramente unici, che poi potrete vedere anche con le nostre immagini, con le nostre riprese, ma soprattutto con la storia che vi abbiamo raccontato di oggi e con tutte le altre che vi andremo di qui a raccontare. Grazie per essere stati con noi.
Vuoi ospitare le nostre telecamere? Contatta il numero 328-6573-982 oppure graziano.tomarchio@gmail.com. Questo programma è stato offerto da Radio Touring 104, Ristorante Le Pleiadi, Bar Winner, Amaro del Capo, 3 Store Gioia Tauro.